Nonostante la forte pioggia, al Fortunate si gioca il recupero tra Pavia e Meda. Gli azzurri cercano i 3 punti per tentare un ultimo disperato assalto all'Oltre Po. I brianzoli invece vogliono allontanarsi dal penultimo posto e rientrare nella forbice dei playout. Partono meglio gli ospiti con 2 occasioni per Laribi. Il primo è un tiro cross che non trova la porta, mentre il secondo è una conclusione debole che non crea nessun problema a Cincilla, ma è solo un fuoco di paglia perché al minuto 19 la musica cambia profondamente. Lancio di Vassallo per Panigada, il numero 11 fa tutto da solo e poi fa partire un tiro non fortissimo ma preciso che non lascia scampo a Chierico. 1-0 Pavia e quinta rete stagionale per Panigada, che con tutta la squadra corre verso la panchina per festeggiare insieme ai compagni. Ci prova allora Valtulina a pareggiare i conti con una punizione che colpisce la barriera. Sulla ribattuta invece tiro debole per Cincilla. Le occasioni vere non sono tante, allora andiamo nella ripresa con l'incornata di Laribi che Cincilla para senza patemi. Ma come nel primo tempo è solo un fuoco di paglia, perché Vassallo riceve palla e serve Braidic tutto solo. Il numero 10 tenta di saltare Chierico, ma la difesa riprende il suo posto e si rimane sull'1-0 tra i lamenti del pubblico. Il 2-0 però non tarda comunque ad arrivare. Ancora Vassallo riceve il pallone e si libera di Bianchi ed Ambrosini. Davanti a Chierico sfodera un sottile pallonetto sufficiente a battere il portiere Brianzolo. Nono gol in stagione, assist per il numero 72 che meritatamente si prende gli abbracci dei compagni. L'unico che di fatto si prende il Meda sulle spalle si chiama Omar Laribi, che con una bella punizione costringe Cincilla a respingere coi pugni. Ora guardate bene le immagini e questa azione, perché dal corner per il Meda nasce il gol del Pavia. Panigada fa suo il pallone e corre per 80 lunghissimi metri facendo letteralmente terra bruciata e liberandosi di tutti gli avversari. Arrivato in aria, cross a basso per Braidic che deve solo spingerla in rete. Gol sensazionale per il 3-0 del Pavia firmato Dario Braidic ma composto da Stefano Panigada, con il numero 11 che si prende i ringraziamenti da parte dell'ex castanese. Passano esattamente 3 minuti di gioco ed il Pavia cala il poker. Ancora Panigada dalla fascia serve Dario Braidic in quella che è la fotocopia del 3-0. Partita in ghiaccio al 18° del secondo tempo e decimo gol stagionale per il classe 98. Nonostante il passivo, il Meda si fa avanti con il tiro di Lanzarini che finisce di poco sopra la traversa. Il Pavia troverebbe anche il quinto gol con il giovanissimo Casagrande, ma il numero 6 è pizzicato dall'arbitro in fuorigioco. Nel finale, il Meda troverà il gol della bandiera con Omar Laribi, che sfrutta il corner per insaccare di testa alle spalle di Cincilla. Nonostante non serva molto ai fini del risultato, arriva il sesto gol stagionale per il classe 86. Al termine dei 4 minuti di recupero, l'arbitro fischia la fine del match. Il Pavia passa 4-1 sul Meda e torna al secondo posto senza asterischi e a più 2 sul Magenta. Brianzoli, che invece rimangono al terz'ultimo posto, a più 1 sul Verbano, con la forbice dei playout che in questo momento li condannerebbe alla retrocessione diretta in promozione.